Devo dire che per l'ennesima volta abbiamo presentato un documento dove chiedevamo ristori, quindi risorse a fondo perduto per le persone, quindi per le famiglie, i cittadini e anche per le piccole e medie imprese. Devo dire che questa proposta è stata respinta e secondo me è stato un grave errore, anche perché i cittadini di questo territorio hanno bisogno di risposte concrete ma soprattutto in tempi rapidi. Siamo in un momento che è particolare, il nuovo governo si deve anche insediare, se noi aspettiamo che arrivino le risorse realmente aspetteremo probabilmente altre settimane se va bene. Non è pensabile richiedere ai cittadini di anticipare le risorse che poi gli vengono, come dire, ridati e poi speriamo. Io penso che la Regione, che è l'ente più vicino in questo caso, doveva, come dire, anticipare queste risorse, mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese, e anche perché ricordo che parliamo di territori fragili dove anche le attività economiche fanno difficoltà, comunque facevano difficoltà prima, ricordiamo che veniamo dal post-Covid, ci sono l'aumento delle bollette. Pensare che oggi la Regione debba sostenere tutte queste realtà attraverso un sostegno al credito, quindi sostegno a nuovi mutui, penso che sia impensabile. Era giusto prevedere risorse a fondo perduto e riprevederle in tempi rapidi, quindi abbiamo chiesto per l'ennesima volta sostegno a fondo perduto, purtroppo è stato detto no.